Gesù ti guarisce per servirlo. Cristo è risorto, buona giornata cari amici. Ascoltiamo e leggiamo il Vangelo di oggi, Luca 4, 38, 44. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, entrò nella casa di Simone. La suocera di Simone era in preda a una grande febbre e lo pregarono per lei. Si chinò su di lei, comandò alla febbre e la febbre la lasciò. E subito si alzò in piedi e li serviva. Al calar del sole, tutti quelli che avevano infermi, affetti da varie malattie, li condussero a lui. Ed egli, imponendo su ciascuno le mani, li guariva. Da molti uscivano anche demoni gridando «Tu sei il figlio di Dio!» Ma egli li minacciava e non li lasciava parlare, perché sapevano che era lui il Cristo. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e tentarono di trattenerlo perché non se ne andasse via. Egli però disse loro «È necessario che io annunci la buona notizia del regno di Dio anche alle altre città. Per questo sono stato mandato». E andava predicando nelle sinagoghe della Giudea. Amen. Carissimi amici, oggi vediamo il seguito dell'episodio di ieri, di quando le persone, ascoltando l'insegnamento di Gesù, dicevano che autorità di parola, di predicazione, di insegnamento. Un indemoniato era stato liberato grazie alle parole di Gesù. E oggi vediamo che Gesù guarisce. A Gesù portavano infermi affetti da varie malattie e si spargeva la fama di lui, la notizia di lui, che guariva. Gesù imponeva le mani e toccando uno a uno queste persone, li risanava. Uscivano anche demoni, li minacciava e le persone erano libere. Poi Gesù cerca di ritirarsi in un luogo deserto, senza vita, senza persone, ma la gente accorre da lui, vuole stare con lui. Noi sappiamo che uno degli scopi principali delle persone quando vedevano Gesù e volevano andare da lui era quello di guarire. Infermi, zoppi, ciechi, malati di qualsiasi tipo, indemoniati, posseduti, andavano da lui per ottenere qualcosa. Noi siamo molto simili. Molto spesso noi preghiamo, abbiamo fede per ottenere qualcosa. Purtroppo è un po' la logica del mondo. Tieni qualcosa nella tua vita perché ti dà profitto. Tieni la fede perché sai che comunque il Signore ti può aiutare. Viene una malattia, preghi credendo che il Signore ti aiuta, ti libera, ti dà la forza di sopportarla. E tutto questo va bene. Ma spesso noi ci dimentichiamo un fatto importante. Ed è proprio la suocera di Pietro che ce lo insegna, perché lei era in preda a una grande febbre e lo pregarono che Gesù stesso imponesse le mani e la guarisse. Gesù si chinò su di lei, comandò alla febbre di andarsene e la febbre la lasciò e si alzò subito in piedi e li serviva. Vedete che questo episodio in casa di Pietro è un episodio dove una donna è malata, è a letto, Gesù viene, prega per lei, la guarisce e subito lei, una volta guarita, serve Gesù. Gesù libera, Gesù guarisce, Gesù interviene nella nostra vita non solo perché ci ama e ci vuole liberi dal male e dalle malattie, ma perché noi possiamo servirlo. Spesso noi lo dimentichiamo.
veniamo guariti, il Signore interviene nella nostra vita e noi diciamo solo grazie, Signore, e basta. E continuiamo a vivere come prima. Riflettiamo. Quante volte Dio è intervenuto nella mia vita, nella tua vita? Quante volte Dio ha compiuto un miracolo nella tua vita? E tu di fronte a questa azione prodigiosa di Dio, che cosa hai fatto? Hai solo detto grazie? Hai solo fatto un piccolo ringraziamento o qualche giorno sei stato felice, allegro nella preghiera e poi hai continuato la tua vita? Oppure hai deciso di servire Dio? Guardate che importante. Dio guarisce non solo perché ama l'uomo e lo vuole libero, ma guarisce perché l'uomo lo possa servire. E servire Dio non significa essere schiavi. Leggiamo bene la parola di Dio, leggiamo bene le lettere di San Paolo. Prima eravamo schiavi del peccato, schiavi della carne, schiavi del mondo, ma Cristo ci ha liberati. Non siamo più schiavi, siamo figli, figli di Dio, figli adottivi per mezzo di Gesù Cristo. E quando Dio mi libera in Gesù Cristo, nell'azione dello Spirito Santo, ecco che mi libera perché io possa essere testimone suo. Perché ciò che ha fatto nella mia vita io lo vado a testimoniare. Ecco servire Dio. Servire Dio non è solo fare un servizio, quindi una diaconia nella chiesa, nella comunità parrocchiale, qualcosa di fisico, ma è anche aprire la bocca e annunciare agli altri quello che Dio ha fatto a te, testimoniarlo e dire come Gesù ha guarito me, come Gesù ha guarito la suocera di Pietro, l'ha tolto la febbre, così anche a te, Signore, può guarire. Anche, Signore, nella tua vita può compiere cose grandi. Quindi vedete quanto è importante, certo, andare da Gesù, ricevere liberazione, guarigione, consolazione, ma quanto è importante che questa consolazione che Dio mi dà possa essere segno di testimonianza e oggetto di testimonianza per altre persone. Quando ero nelle tenebre, Dio è sceso con me, lì dove ero, in quella fossa profonda, in quella valle oscura, si è messo al mio fianco, mi ha consolato e mi ha fatto risalire dalle tenebre. Quante persone hanno bisogno di sentire ciò che Dio ha fatto in te? Quindi sappi che il Signore ti ha guarito, ti ha liberato, ti ha consolato perché tu testimoni quello che ha fatto alle altre persone. E sappi che il Signore ancora di più vuole guarirti, liberarti e consolarti perché tu possa essere uno strumento efficace, potente nelle mani di Dio per altre persone. Spirito Santo, noi ti ringraziamo per la pagina del Vangelo di oggi. Grazie per come Gesù ha risanato, ha guarito moltissime persone 2000 anni fa e continua ancora oggi. Io ti ringrazio perché è intervenuto nella mia vita e credo che interverrà anche in questo tempo per alcune mie situazioni particolari. Rendimi testimone, gioioso, autentico, sincero della grazia di Dio e usami così come sono. Spirito Santo, ti chiedo davvero, fammi camminare nella verità e nella parola di Dio. A te sia sempre l'onore e la gloria. Per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, ecco lo slogan di oggi. Gesù ti guarisce per servirlo. Quindi, da un lato ti ha già guarito, allora servilo secondo ciò che ti chiede, ma anche sta per fare qualcosa di nuovo, oggi stesso nella tua vita. Preparati ad essere la voce che grida nel deserto, il Signore mi ha guarito, il Signore mi ha liberato. E questo possa aiutare molti altri fratelli e sorelle che Cristo ha salvato. Grazie per avermi accolto.
Un caro abbraccio e un saluto da parte mia e della Coinonia Giovanni Battista, Oasi di Biella. A domani, ciao! Ascoltate oggi la voce del Signore. Ascoltate oggi la voce del Signore. Venite, cantiamo al Signore. Acclamiamo la roccia della nostra salvezza.